La voce lavori in corso di questi 6 milioni e mezzo attinenti la STS, SRL, ad oggi con estrema correttezza non sappiamo ancora nulla. C'è un contenzioso in corso e nessuno ancora ha dichiarato se questi soldi il Comune li deve alla STS, SRL, se la STS, SRL li deve al Comune di Frascati. Chiunque avrà ragione dinanzi a un organo terzo, la realtà è che purtroppo se il Comune dovrà dare 6 milioni e mezzo i soldi non li ha, se l'STS li dovrà dare al Comune i soldi non li ha. E quindi ancora una volta sarà purtroppo la collettività a rimetterci. Riguardo invece la situazione attuale, quindi del disavanzo STS azienda speciale e soldi di 2 milioni e mezzo di euro che vantiamo nei confronti dei fornitori, ad oggi queste somme ancora bisogna pagarle, quindi anche le stesse società che devono rifornire le farmacie comunali ad oggi non portano medicinali in quanto non stanno prendendo soldi. Queste sono le realtà. Quindi noi la nostra proposta è che facciamo dopo questa conferenza stampa, che riteniamo assolutamente doveroso ed obbligatorio che il sindaco dovrà riferire in aula o il consiglio di amministrazione su come vogliono riorganizzare questa società. Noi siamo convinti che questa società, la STS, è e deve essere una risorsa per la città di Frascati, ma strutturata in un certo modo. Per come è esordito questo consiglio di amministrazione, beh, sinceramente ho forti dubbi per un rilascio della città. Ripeto, se i vertici, coloro che dovrebbero dare una visione manageriale, il massimo dell'esaltazione e andare negli uffici e dichiarare nel pomeriggio non vi vietiamo di andare alla conferenza stampa del consigliere comunale Vircolasco, beh, sinceramente è inquietante, ma per un'intera città. È inquietante per un'intera città, perché se sono i vertici questi coloro che dovrebbero avere la visione manageriale ed il massimo è vietare ai dipendenti di andare ad una conferenza stampa, beh, veramente mi cadono proprio personalmente le braccia, perché anni di vita politica che sono all'interno di Palazzo Marconi, oramai sono al nono anno consecutivo che sono all'interno di Palazzo Marconi, beh, sinceramente devo dire che cioè l'amministrazione di Tommaso era un'amministrazione che rimase un anno immobile, però quantomeno c'era un confronto politico. L'amministrazione Spalletta è iniziata alla fase del declino e devo essere sincero, tutto sommato con Roberto Mastrosanti abbiamo anche condiviso 2 anni insieme di opposizione, quindi Roberto anche, che fa parte dai tempi dell'amministrazione Posa, come il sottoscritto, siamo quelli più esperti, che conosciamo di più la macchina amministrativa, beh, devo essere sincero, pensavo che avesse più autorevolezza nei confronti dei suoi, e invece ha talmente delegato a dei consiglieri ignari proprio della macchina amministrativa, che veramente come si muovono fanno danni. È preferibile un consiglio che mi sento di dargli anche davanti alle telecamere, meglio che rimangono fermi, almeno non fanno danni, perché insomma andare in giro e fare anche mobbing, beh, non è assolutamente piacevole. Guglielmo, scusa, ecco, da ex amministratore, anche quando nacque la STS, una tua visione, che allora era una politica completamente diversa. È importante un tuo intervento, che è nata per quello scopo. Bravo. Cioè lo scopo della STS era quello che aspetta, che è qua Angelo.